Ok, tirate fuori un po' di grana per la signorina. Andiamo, tira fuori un verdone. Ah, non do mance. Non dai mance? No, non ci credo. Non credi nelle mance? Sai quanto guadagna una cameriera? Un cazzo di niente. Ma non mi dire, allora perché non se ne va? Neanche un ebreo avrebbe il coraggio di dire una cosa del genere. Ma no, no, fammi capire, allora tu non dai mai la mancia? No, perché la società mi dice di farlo. Cioè, la mancia la lascio se proprio se la meritano, se proprio si impegnano al massimo, lascio un piccolo extra, ma lasciarla così solo perché si deve è una stronzata. Voglio dire, non fanno nient'altro che il loro lavoro. Sì, ma questa è stata gentile. Sì, d'accordo, ma che ha fatto di speciale? E che doveva fare, succhiarti l'uccello sotto il tavolo? Io le darei più del 12%. Insomma, ho ordinato il caffè, giusto? Siamo qui da un sacco di tempo e mi ha riempito la tazza solo 3 volte. Io voglio che me la riempiano almeno 6 volte. 6 volte, eh? E se avessi altri cazzi per la testa? Una cameriera non dovrebbe avere altri cazzi per la testa. Scusa tanto, Mr. Pink, ma l'ultima cosa di cui hai bisogno ora è un altro caffè. Senti Dio, ma queste ragazze mica se la passano male. Prendono il minimo sindacale. Anch'io una volta ho lavorato al minimo sindacale, ma non ero tra i fortunati che la società considera degni di mancia. Te ne freghi che contino sulle mance per vivere. Lo sai cos'è questo? È il più piccolo violino del mondo che suona solo per le cameriere. Tu non sai nemmeno di che cosa stai parlando. Si fanno un culo come una casa. È un mestiere duro, i loro. Lo è anche lavorare da McDonald's, ma lì non lasci la mancia, vero? E perché no? Non servono anche loro da mangiare. Ma la società dice, a questi devi lasciare la mancia, a questi altri niente mancia, puttanate. Fare la cameriera è il mestiere più diffuso tra le ragazze che non hanno titoli di studio in questo paese. È il lavoro che praticamente ogni donna può fare e camparci anche. E questo solo per via delle mance. E chi se ne fotte? Che stronzo. Voglio dire, mi dispiace che il governo tassi le mance. È una puttanata, ma non è colpa mia. Lo so che le cameriere appartengono a una di quelle categorie che lo prendono sempre in culo dal governo. E se ci fosse una petizione contro la tassazione delle mance, io la firmerei. Se si dovesse votare, io voterei, ma non voglio seguire la corrente. In quanto alla stronzata delle ragazze che non hanno titoli di studio, che imparino a battere a macchina, perché si aspettano che paghi io l'affitto per loro, stanno fresche. Mi ha convinto, mi riprendo il mio dollaro. Ehi, lascia lì i soldi. Signori, la ricreazione è finita. Un momento, chi non ha messo il suo dollaro? Mr. Pink. Mr. Pink? E come mai? Non lascia mance. Non lascia mance? Che vuol dire non lasci mance? Non ci credi. Sta zitto. Come sarebbe a dire che non ci credi? Avanti, tira fuori un dollaro pidocchioso di merda. Te l'ho pagata io la colazione. D'accordo, solo perché hai pagato tu il pranzo, ma normalmente non lo farei. Me ne sbatto di quello che faresti normalmente. Adesso sganci un dollaro come tutti gli altri. Grazie.